Carissimi amici e amiche, questa è la seconda puntata del ciclo di catechesi dedicato all'approfondimento del mistero dell'uomo, ovviamente dopo l'introduzione che ha cercato di un po' circostanziare, collocare il tema che stiamo trattando, da oggi in poi cominceremo a andare dentro quello che la nostra santa fede divina e cattolica ci insegna sull'uomo. Seguendo come obbligatorio, diciamo così, nei corsi, questo è un corso di catechesi, chiamiamolo così, un ciclo di catechesi meglio, di natura teologico-dogmatica. Che significa? Significa che noi andremo a cercare di vedere che cos'è l'uomo secondo la rivelazione che di esso ci ha fatto nostro Signore, Domine Dio, che la Santa Chiesa custodisce e che propone a credere, no? Come si fa a impostare un discorso di questo genere? Secondo le indicazioni attualmente proposte, formulate dalla Chiesa, per presentare una tematica occorre ordinariamente seguire un percorso che tocchi le tre, diciamo così, fonti delle rivelazioni che insieme fanno tutt'uno, cioè la scrittura, la sacra scrittura, la sacra tradizione e poi il magistero. Ovviamente, dentro la sacra tradizione, veramente anche i documenti del Concilio Vaticano II, l'Optata Antiotius, per esempio, raccomandano, anche se non voglio fare il polemico, è largamente disatteso, che nei seminari, negli studi teologici sia tuttora un punto di riferimento e una guida San Tommaso d'Aquino. Questo è stato scritto, ma poi è stato tranquillamente messo nel dimenticatoio. Io invece ritengo assolutamente essenziale, importante rifare un pochino una sintesi del materiale appunto proveniente dalla scrittura e dalla tradizione. Prima poi di affrontare gli elementi prettamente magisteriali alla luce della grande sintesi che ne fece San Tommaso, che non soltanto ha fatto una grande sintesi, ma ha dato anche il suo apporto originale, ha tenuto conto peraltro anche, specialmente in questa materia, della sapienza greca, perché quando descrive per esempio le 11 passioni dell'uomo, San Tommaso d'Aquino segue perfettamente come dire, l'antropologia aristotelica, che forse qualcuno potrebbe far sorridere un po', ma quando vedremo bene alcuni aspetti, beh, insomma, sfido chiunque a non trovarsi in qualche modo rappresentato in quella descrizione della complessa struttura che è appunto l'essere umano, no? Bene, fatta questa breve introduzione per appunto circostanziare questa ulteriore puntata, direi di cominciare subito a presentare quella che si chiama tecnicamente l'antropologia biblica, no? Ecco. E quindi questo viaggio sarà fatto andando a vedere anzitutto l'antropologia vetero-testamentaria, poi una piccola parentesi perché è importante per la comprensione anche del contesto del Nuovo Testamento, specialmente di alcuni passaggi di San Paolo, qualcosa che riguarda l'antropologia rabbinica, in particolare Filone di Alessandria, e poi l'antropologia neotestamentaria che è stata elaborata, diciamo così, da San Paolo. Attenzione, è elaborata, noi dobbiamo sempre tenere presente che la Bibbia non è un manuale di teologia, non è un catechismo, non è tanto meno un manuale di teologia dogmatica. I manuali li facciamo noi, i catechismi li facciamo noi, cioè nella Sacra Scrittura si sono certamente contenute una serie di informazioni, però sono sparse qua e là. Quindi quando San Paolo parla per esempio della struttura tripartita dell'uomo, tutto quello che lo dice in un contesto, come dire, Dio di un'esortazione, no? Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Questa struttura sta dicendo che l'uomo si compone di spirito, anima e corpo. Vedete che
per noi occidentali, uno dice come spirito, anima e corpo? Perché non è soltanto anima e corpo? Che intende San Paolo per spirito? Che cos'è lo Spirito Santo? E qualche altra cosa? Lo andremo a vedere poi, no? Ecco, però per comprendere, però è una, come dire, una grande informazione antropologica inserita in un contesto di un'esortazione alla santità. Quando siamo davanti alla Sacra Scrittura siamo sempre dinanzi a un mondo di questo genere, quindi questo bisogna tenerlo ovviamente presente. Quindi, questo perché poi appunto, no? Non ci sono definizioni. La Sacra Scrittura fondamentalmente è il racconto della storia della salvezza. Quindi non è detto che dica tutto, non tutto quello che c'è scritto è sicché tesi implicita immediatamente una verità di fede, ma ha bisogno di essere elaborato, spesso interpretato, e molte cose vanno chiaramente decodificate perché risentono della cultura, del linguaggio e del particolare momento storico in cui furono scritte. La famosa distinzione tra il culturale e il rivelato, ecco. La presa di Ai, quella frase che ai tempi della polemica galileiana fece il finimondo, no? Fermati sole, ecco, fermati sole, l'ho detto tante volte, perché a quel tempo, se avessi detto fermati terra, come è, perché era la terra che si è fermata quel giorno, quindi per prolungare la durata del giorno, a meno che Nostro Signore non si sia inventato un altro tipo di miracolo che può fare quello che vuole. Se vuole, come dire, fare un miracolo utilizzando le cose che lui stesso ha create, siccome lo sappiamo che il sole è fermo e la terra gira, ferma la terra, non ferma il sole. Ma a quei tempi ferma la terra non significava nulla. Ma questo non vuol dire né che chi dice che la terra gira intorno al sole è eretico, e nemmeno che la Sacra Scrittura sbaglia. Ah, c'è scritto questo, questa è una notizia antiscientifica, quindi la Bibbia prendiamola e buttiamola al secchio perché dice fandonie. Non è vero affatto, perché la Bibbia non è un trattato di fisica, quindi quel versetto non ti vuole far dire, non ti vuole rivelare una verità fisica, ma ti vuole dire che Dio è intervenuto per aiutare il suo popolo a combattere una battaglia che aveva bisogno di una luce del sole maggiore, più lunga, di una durata della giornata più lunga. E questo è quello che dobbiamo tenere. Quindi speriamo che siano chiare queste. Scusate se a volte possa apparire un pochino tecnico, no? Però qualcosa è necessario al riguardo. Bene. Allora, chi è l'uomo secondo l'Antico Testamento? Anche qui la volta scorsa abbiamo visto, per esempio, la creazione dell'uomo, no? Allora, per l'Antico Testamento l'uomo è fondamentalmente una realtà unitaria, quindi un tutto che fondamentalmente è insuscettibile di essere come per noi occidentali suddiviso in anima e corpo, anche se ci sono dei termini al riguardo. Però l'ebraico più che corpo, che appunto in latino è corpus, in greco è soma, ama usare un termine differente, che è il termine ebraico basar, che significa carne, non corpo. Attenzione con queste distinzioni, perché per esempio San Paolo spesso e volentieri in greco carne sarx usa alternativamente questi due termini, corpo e carne, che non sono interscambiabili, perché la carne non è semplicemente la realtà corporea, no. Carne è tutto l'uomo contenente anche l'elemento spirituale, cioè l'anima, che in ebraico si dice nefesh, in greco psyche, da cui è distinto lo pneuma, che è lo psiche, che è lo spirito, ma la carne contiene, il basar contiene il nefesh, la carne contiene l'anima, ma non si distingue. Tant'è vero che in alcuni passi della Sacra Scrittura si legge che la carne è la sede dei sentimenti e dei pensieri. Basta prendere, cominciamo con qualche citazione, Salmo 16,19, Salmo 19,51 e Proverbi 16,24.
Cosa dicono questi passi biblici? Solo un istante che non ho fatto la preparazione dei brani biblici prima, perché stavo impegnato a fare altre cose. Allora, Salmo 16, 19. Che cosa dice? Ecco, per esempio, e qui mi si manca, non ci picchia. No. No, scusate, innanzitutto non è 16:19, ma qui c'è un errore nei miei punti, ma è 16:9, infatti non trovavo il versetto. Allora, è il bellissimo salmo. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio, no? Dice per questo in italiano noi cioè, abbiamo questa traduzione, no? E questo sia nella 2008 che nella 1974. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Ma in ebraico non c'è scritto questo qui, ma c'è scritto per questo gioisce il mio cuore ed esulta, non la mia anima, non c'è nefesh, ma il mio essere, kevodi, e anche non il mio corpo, ma bezari, la mia carne, yishkan, riposa al sicuro. Vedete che non distinguono. Quindi, per questo gioisce il mio cuore ed esulta non la mia anima, non c'è nefesh, ma il mio essere, ed anche la mia carne riposa al sicuro. Particolare non senza, vedete qui anche la traduzione del 2008 non va. Altro salmo 19:51, scusate qualche, non tante citazioni, ma qualcuna dobbiamo farla per forza, perché sì, buonanotte, qui non ho azzeccata una, eh. Non è 19:51, ma 19:15. No. Allora, un momento, Proverbi 16:24. Scusate, amici cari. Ecco, qui abbiamo un uso di, per esempio, di anime, no? Favo di miele sono le parole gentile, dolcezza per l'anima e refrigerio, vedete qui compare per la 1974 traduce per il corpo, il 2008 dice meglio per le ossa, no? Perché il testo ebraico dice favo di miele sono le parole gentile, sì, dolcezza per l'anima, la nefesh, e refrigerio, meglio salute. Marpe, la etzem in ebraico significa di per se stesso ossa, e soltanto per estensione si intende corpo. Comunque, vabbè, basti questo che è anche troppo, insomma, no? Quindi, un'altra cosa importante da capire, così si capisce anche, per esempio, la posizione dei farisei, la disputa con i sadducei, che fondamentalmente per gli ebrei il nostro concetto che viene dall'ambiente greco dell'immortalità dell'anima,
non è che esiste tanto, è invece molto radicata nel mondo ebraico l'idea della risurrezione della carne, è appunto della, perché appunto l'uomo è tutto intero. Attenzione come dire, a bollare come arcaica questa visione, no? Per esempio, chi ha seguito il ciclo di catechesi su Tenera Amata vedrà che la scindibilità dell'anima dal corpo sì, c'è. Perché certamente dal cadavere l'anima si stacca, ma tutti quanti gli spazi, i tempi pregressi sono vissuti dall'uomo nella sua totalità, perché l'uomo è uomo, quindi ok. Ora, l'uomo è dotato anche di spirito, e il testo della creazione dice che lo spirito viene infuso direttamente da Dio, Ruach è in ebraico, pneuma in greco, che è la potenza o soffio vitale, però, nella letteratura ebraica, con cui Dio lo mantiene in vita. Quindi è quella parte che da un lato viene da Dio stesso, si capisce, e dall'altro è il principio del suo permanere nell'essere. Ok, questo è un po' in sintesi la visione biblico-veterotestamentaria, molto in sintesi, eh? Ora, Filone d'Alessandria, vissuto praticamente quasi contemporaneo di nostro Signore, perché vissuto dal 20 avanti Cristo al 40 dopo Cristo. Quindi, chi lo sa se ha conosciuto Gesù, se l'ha sentito. In ogni caso, lui elabora una sintesi antropologica, pur essendo un ebreo, quindi un rabbino, che prende diversi elementi della filosofia greca, soprattutto platonico, perché è impossibile non accennarvi, che influenzerà enormemente il pensiero dei padri della Chiesa. Oh, voi sapete che la lingua ufficiale della Chiesa è il latino. Ma il latino ha cominciato ad andare in auge dal IV secolo in poi. Il primo concilio ecumenico della Chiesa, anzi, i primi due, il concilio di Nicea di Costantinopoli, se andate a vedere i documenti originali, sono scritti in greco. Cioè, la Chiesa dell'origine ha parlato prima l'ebraico e poi il greco, poi il latino. Quindi questo teniamolo sempre presente, eh? Non per niente sull'iscrizione del motivo della condanna in croce di Gesù. Motivo evidentemente fittizio, però la scritta era in, si può vedere ancora nella Basilica di Santa Croce a Roma, in ebraico, in greco e in latino. Le tre lingue sacre per antonomasia, no? L'ebraico è la lingua sacra per gli ebrei, no? Il greco era, la Chiesa ha parlato in greco diverso tempo. E molti padri della Chiesa hanno scritto in greco, cioè hanno lasciato i loro scritti in greco, per cui la conoscenza del greco è fondamentale per chi vuole andare ad attingere alle fonti dirette della rivelazione, sia per quanto riguarda la Sacra Scrittura, soprattutto il Nuovo Testamento, che per quanto riguarda la patristica, no? E poi la Chiesa ha parlato, la comunità giudaica cristiana ha parlato ebraico, ma poi l'ebraico lo ha parlato tutto l'Antico Testamento. Ecco, ok, allora che cosa apporta l'antropologia rabbinica di Filone al pensiero veterotestamentario? Anzitutto il dualismo psico-fisico. Cioè, Filone dice, approfondiamo non semplicemente il nefesh dentro il basar, ma fondamentalmente l'uomo è carne. Tra l'altro con carne, nell'Antico Testamento, si intende già l'uomo già nella sua condizione decaduta. C'è un passaggio che dice: il mio spirito, Dio dice nel libro della Genesi, il mio spirito non rimarrà sempre nell'uomo perché egli è carne. Quindi carne indica la personalità umana complessiva, unitaria, però in stato di condizione decaduta. Filone dice: no, l'uomo è composto di anima e corpus, proprio questa. Solo l'anima è immagine di Dio, è da lui creata. Il corpo, che secondo lui è creato dal Logos, ma un Logos, qui si complicano le cose, non vorrei complicarle troppo, no? Non il verbo Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da, 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 da,
da Dio vero, no? Ma quel logos, simile al demiurgo platonico, no? Quindi quell'essere grande ma non divino, quindi non Dio in senso stretto, che interviene nella creazione degli enti. Quindi l'immagine, l'uomo, quindi l'anima è immagine di Dio perché la crea lui direttamente, invece il corpo lo crea il logos e quindi è accidentale. Questa cosa che ha influenzato parecchio, e forse a volte sembra vera, ma non lo è. Oh, è invece vero il secondo punto, che i greci su questo avevano visto bene, sia Socrate che Platone e poi anche Aristotele, cioè la dottrina dell'immortalità dell'anima, per la prima volta accentuata. Un'altra cosa che afferma Filone, che però è un'altra eresia, è che soltanto i corpi dei buoni risorgeranno, quelli dei cattivi no. Si capisce dentro questo contesto, no? Si intuisce meglio, no? Siccome soltanto le anime immortali dei buoni saranno premiati, quindi sì, risorgeranno i corpi per grazia di queste anime buone, ma se l'anima è dannata, non può far risorgere un corpo che di per sé, già in se stesso, è accidentale, quindi di grado inferiore, no? Oh, un'altra cosa molto importante, anche questa è una grande verità, vedete come questi autori, noi adesso possiamo dire la grande verità col senno di poi perché la conosciamo, no? Così capiamo anche quando le cose buone che ci sono anche nelle culture, nei grandi pensatori, sì, ce ne sono alcune, ma sono sempre mischiate. È un po' come quando parla il diavolo non bisogna ascoltarlo, perché il diavolo dice, non dice sempre le bugie, dice una cosa vera e due false, due vere e una falsa, tre false e quattro vere, e tu alla fine sei embriaco perché capisci più a che santo votarti, se non sei forte e saldo, no? Quindi la terza cosa che dice Filone è che l'uomo è libero, con le sue potenze operative decide, a seconda di come si comporta, il suo destino eterno. Verissimo anche questo. E infine il fine dell'uomo è la visione beatifica, che è il momento però, è vero, in cui vengono sciolte le catene del corpo. Ora, che il corpo, come vedremo in questa vita da viatori, stia in uno stato certamente non eccellente, e quindi che sia un pochino a volte, più di qualche volta, un peso, è vero, ma questo non dipende dal poro corpo nostro, ma dipende dal fatto che stiamo in stato di natura decaduta, quindi che siamo in una condizione che purtroppo, anche qui rimando al ciclo di catechesi sul peccato originale. Poi parleremo anche in questo contesto del peccato originale, però alla luce della rivelazione, quindi dogmatica, senza ipotesi, vedremo anche che la rivelazione dogmatica individua nella concupiscenza, quindi nell'ardore della concupiscenza, la grande ferita del peccato originale. Quindi il peccato originale è un fatto spirituale, ma che va a colpire in maniera particolare è la dimensione corporea dell'uomo, attraverso la concupiscenza, attraverso la morte corporale, eccetera, eccetera, no? Quindi ci sono dei distinguo da fare, però queste sono grandi intuizioni che andranno poi a fortemente influenzare il pensiero biblico patristico. Ora andiamo a vedere qualcosa del Nuovo Testamento alla luce di San Paolo, perché San Paolo è proprio considerato il padre del ciclo di catechesi che stiamo facendo, il mistero dell'uomo. Io l'ho chiamato, voi sapete che anche quando si fanno catechesi impegnative, io amo mantenere sia nel parlato che nello scritto uno stile divulgativo. Questa non è una lezione accademica, d'accordo? Perché è troppo difficile e perché non produrrebbe grandi frutti. Questo è un adattamento di alcune grandi, come dire, idee teologiche, però spero, questo è il più grande complimento che mi si possa fare, che siano comprensibili anche da persone che non hanno cultura, che
che non hanno un'intelligenza, come dire, raffinatissima, cristallina, eccetera, eccetera. Perché tutti quanti abbiamo bisogno di conoscere, le cose belle e importanti che Dio ci ha rivelato, per cui non è certamente questa la sede di fare sfoggi di erudizione, no? Però in teoria, l'argomento che stiamo trattando, da un punto di vista teologico, stiamo parlando di quella branca della teologia che si chiama l'antropologia teologica. Dal greco anthropos, antropo, che significa uomo, e logia da logos, che significa discorso sull'uomo fatto a livello teologico, quindi alla luce di quello che Dio rivela. Ora, nelle sue lettere, nelle lettere di San Paolo, c'è praticamente una riflessione antropologica globale sull'uomo. Cioè, San Paolo, le domande sull'uomo, le grandi domande che sono il sottotitolo di questo ciclo di catechesi, risponde tutte. Chi è l'uomo? Come è fatto? Il peccato originale, quali effetti ha prodotto? La salvezza, quindi l'uomo decaduto ha bisogno di salvezza? La salvezza si ottiene mediante la grazia? Che Dio dà ai predestinati, il delicatissimo tema della predestinazione, che porta alla gloria del cielo? Tutto c'è nelle lettere di San Paolo, tutto quanto. Allora, innanzitutto la concezione tripartita dell'uomo. Il passo che vi ho citato prima è che è 1 Tessalonicesi 5:23. Quindi una concezione non bipartita, ma tripartita, o se si preferisce, parolone, tricotomica dell'uomo. Quindi l'uomo non è composto semplicemente di anima e corpo, ma tutto quello che è vostro spirito, pneuma, anima, psiche e corpo, soma, si conserva irreprensibile, eccetera, eccetera. Allora, che cos'è il corpo? Il corpo in San Paolo è proprio la parte materiale dell'uomo, è proprio l'elemento corporeo, è proprio il body, d'accordo? Body, proprio il corpo. Quando dite corpo, è corpo. L'anima, nella concezione tripartita, l'anima non è quella che per noi occidentali è l'anima con la A maiuscola, no? Quindi l'anima è quella parte di noi che è creata direttamente da Dio. E che è tutto e dappertutto, e che si esprime attraverso le facoltà, ma si esprime anche attraverso i sentimenti, le passioni, quindi informa tutto l'essere umano, trascendendolo chiaramente, e ne è l'elemento spirituale proveniente da Dio, no? L'anima, dentro la visione tripartita, coincide con la vita psicoaffettiva dell'uomo, parte anche con quello che si chiama, si chiama altrove, il cuore. E questa cosa è simile, è condivisa dall'uomo con gli animali. Se voi pensate, gli animali noi li chiamiamo animali, quindi hanno l'anima. Ma che anima hanno gli animali? Gli animali hanno l'anima cosiddetta, così veniva chiamata, sensitiva o, se si preferisce, immateriale. San Paolo parla infatti dell'uomo psichico. Nella prima lettera ai Corinzi 2,14 dice che esiste un uomo psichico e un uomo pneumatico, quindi un uomo psichico, psychikos, esiste l'uomo carnale ed esiste l'uomo spirituale. È chiaro che sempre dello stesso uomo, quindi l'uomo carnale è quello che si lascia dominare dalle basse passioni e quindi che si avvolto nei vizi bassi, ma l'uomo psichico è quello che vive fortemente condizionato dalla sua dimensione psico-emotiva affettiva e quindi è schiavo delle passioni. Le passioni si trovano in questa, diciamo così, parte dell'anima, come aveva individuato bene l'antropologia già aristotelica. Ma le passioni sono quelle che danno origine, nello stato di condizione di caduta, ai 7 vizi capitali. Perché, per esempio, l'invidia si fonda sulla passione del desiderio, che è una passione. L'invidia desidera ciò che è altrui, e peraltro, in forza delle passioni del piacere e del dolore, della gioia e della tristezza,
altre due passioni, facciamo un po' di anticipi, percepisce il male altrui come gioia propria ed il bene altrui come tristezza propria. Questo è l'invidioso. E questa, diciamo, questa visione tripartita in Occidente, è entrata, come vedremo, San Tommaso non parla di spirito e anima, parla di anima inferiore e anima superiore, di anima sensitiva e di anima razionale, è la stessa cosa, però dobbiamo capire che nella Sacra Scrittura c'è questa. Invece lo spirito non è lo Spirito Santo, perché c'è lo spirito top pneuma, e poi c'è lo Spirito Santo che è il top pneuma agion. Quindi lo spirito è la parte, quella che in Occidente si chiama la parte superiore dell'uomo, e possiamo descriverla in termini appunto semplici, la vita razionale dell'uomo, dove si trovano le potenze spirituali, l'intelletto e la volontà, che vengono direttamente da Dio, sono creati da Lui, ed è la parte superiore, quindi lo spirito, la sola ad essere suscettibile di ricevere la vita divina. È il centro della persona umana, lo spirito, ed è capace di vera libertà, ossia libero arbitrio. Oh, vero però che San Paolo presenta anche un'immagine dicotomica dell'uomo, questa volta fondata non su corpo, anima, spirito, ma sulla coppia carne, in ebraico basar, e spirito. E di queste cose ci sono diversi riferimenti. C'è la lettera ai Romani 8, 4, 9, 13, c'è la lettera ai Galati, capitolo 3, capitolo 5 e capitolo 6. Provo a ritrovare qualcosa e quindi a leggere qualcosa anche di questi brani. Allora, cominciamo da Romani 8. Eccolo qui. Allora, non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito, subito, subito. Me catasarca peripatusin alla catapneuma, vedete, sarx e pneuma. Quelli infatti che vivono secondo la carne, catasarca, pensano alle cose della carne. Quelli invece che vivono secondo lo spirito, alle cose dello spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. Infatti, i desideri della carne sono in rivolta contro Dio perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero. Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito. Attenzione, questo spirito con la S maiuscola, e si capisce subito dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Prosegue più avanti, nel versetto 12 e 13. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne, per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morirete. Se invece con l'aiuto dello Spirito fate morire le opere del corpo, qui interviene anche il soma, vivrete. Nella lettera ai Galati, di nuovo si trovano queste affermazioni, queste immagini. Siete così privi di intelligenza, Galati 3:3, che dopo aver incominciato con lo spirito, ora volete finire con la carne? Qui c'è la polemica fortemente accentuata nella lettera ai Galati di quelli che sono passati a seguire un altro Vangelo, che però non ce n'è un altro. E questo è il primo brano. C'è anche al capitolo 5 un altro riferimento chiaro in questi termini, lo vediamo insieme. Vi dico dunque: camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, siccome non fate quello che vorreste.
Del resto, le opere della carne, aggiunge, così facciamo una bella rassegna, sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose, vi preavviso, come già vi ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Quindi, molto chiaro, no? Quindi San Paolo per carne, vedete, non intende semplicemente l'aspetto corporeo materiale dell'uomo, ma indica la condizione di debolezza e di decadenza dell'uomo peccatore in forma più accentuata rispetto all'ebraismo. Perché per la teologia vetero-testamentaria la sarx è l'uomo nella sua condizione di, diciamo, di debolezza. No, per San Paolo l'uomo carnale, l'uomo vizioso, è l'uomo che sta già preso e volontariamente, quindi irretito nei vizi della carne, no? Quindi lascia che le passioni, che a seconda, dominino sulla parte superiore che è la ragione. Mentre lo spirito è la parte superiore dell'uomo, quella più importante, che inabitata dallo Spirito Santo, abbiamo sentito dire, se lo Spirito di Dio abita in voi, lotta per avere la meglio sulla carne e ridurla, riprenderne il possesso, riprenderne il potere. Perché, come vedremo, uno degli effetti del peccato originale è proprio questo, cioè che le nostre passioni, che sono l'elemento di raccordo, diciamo così, tra il nostro essere spirituale e quello materiale, corporeo, sono impazzite. Non le abbiamo sotto controllo. E per controllarle ci vuole un atto della volontà che avviene dalla parte superiore. Ma quell'atto della volontà non possiamo compierlo bene, purtroppo, perché da soli, in stato di natura decaduta, non ce la faremo. Ecco perché c'è bisogno della grazia per poter compiere le opere sante, salvarsi, dominare noi stessi, eccetera, come vedremo piano piano, no? Oh, poi c'è un'altra. Come dire, dicotomia paolina, quello tra l'intelletto e il cuore nell'antropologia paolina. L'intelletto è ovviamente la sede, la capacità appunto di afferrare, di comprendere e anche di giudizio propria dell'uomo. Troviamo questo termine qui. Nella prima lettera ai Corinzi, la prendo subito, precisamente nel capitolo 2 al versetto 16, leggo rapidamente il versetto, e attenzione, l'intelletto qui è addirittura riferito all'intelletto di Cristo. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? Ora noi abbiamo Cei traduce il pensiero di Cristo, ma in greco non c'è il pensiero di Cristo, perché c'è scritto: noi abbiamo il nous di Cristo, emeis denun Christou echomen. Quindi proprio l'intelletto di Cristo, quindi la capacità di comprendere e di afferrare le cose come lo faceva lui, no? Mentre il cuore è nella antropologia paolina, la sede dei sentimenti, dei desideri, dei segreti e anche di quella che qualcuno chiama la fede di abbandono, quella fede che porta all'abbandono totale in Dio e nella sua volontà. E il cuore stesso si può indurire. Leggo qualche piccola citazione che ci aiuti un pochino e andiamo subito con, innanzitutto, Romani 1:24. Che dice così: perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore. Vedete, i desideri del loro cuore. E si dà di disonorare fra di loro i propri corpi. Qui è il versetto famoso dove si parla, poiché si hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna, venerato, eccetera, eccetera. No, passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali, i rapporti contro natura, eccetera. Ugualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini. Questi sono i classici passaggi delle lettere di
di San Paolo, che oggi credo che incontrerebbero messi al bando ludibri, fini di mondo, eccetera, eccetera, no? Cioè, quando San Paolo usa questo linguaggio, questa è parola di Dio, politicamente scorrettissima oggi, ma noi non ci possiamo fare niente. Non possiamo noi abdicare a questo linguaggio perché urta a qualcuno. No. Non è nostro potere farlo. Poi, sempre Romani 9,2. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua, dice San Paolo. Quindi la sede dei sentimenti, no? Basta, può bastare questo qui. Però il cuore è la sede anche dei desideri, come si legge sempre nelle lettere Romani al versetto 1 del capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore, Eudokia tes semes cardias, e la mia preghiera sale a Dio per la loro salvezza. Loro sono i suoi fratelli ebrei di cui ha parlato nelle famose profezie del capitolo 9 delle lettere romane, no? Annunciando che non ci sarà prima della fine, gli israeliti saranno entrati in massa dentro la chiesa. Oh, il cuore è anche la sede dei segreti. Un esempio si trova sempre nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 14, versetto 25. Leggo un po' prima: se invece tutti profetassero e sopraggiungesse, questo è il 24, qualche non credente o non iniziato verrebbe convinto del suo errore da tutti, giudicato da tutti, sarebbero manifestati i segreti del suo cuore e così prostrandosi a terra adorerebbe Dio. Quindi, i segreti del cuore. E poi la famosa fede di abbandono, quella di cui Gesù dice che sposta veramente le montagne. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Ecco, quindi con il cuore si crede, no? E ovviamente questo cuore si può indurire, come si vede sempre nella lettera ai Romani, al capitolo 2, versetto 5. Tu però con la durezza del tuo cuore impenitente accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Cuore duro e impenitente. Abbiamo anche un riferimento qui. Lo stesso tema, e così poi concludiamo, la lettera agli Efesini al capitolo 4, versetto 18. Accecati nei loro pensieri. Ed è il cuore indurito, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e per la durezza del loro cuore. Quindi questa è l'ultima copia Paolina, che è appunto l'intelletto, il nous e il cuore, il cardia. Allora, volendo un attimo concludere, poi penso che ci possiamo fermare. Com'è l'antropologia biblica neotestamentaria, no? Paolina. Abbiamo visto la concezione tricotomica o tripartita dell'uomo, quella dicotomica in carne e spirito o intelletto e cuore. C'è anche una condizione naturale dell'uomo. Cioè, allora, per quanto riguarda la condizione dell'uomo, il Nuovo Testamento, la teologia paolina soprattutto, ha chiarissimo una cosa. La condizione naturale dell'uomo non ancora redento, quindi, o meglio, Cristo ha già redento oggettivamente tutta l'umanità, ma la redenzione deve essere fatta propria. Questo che ha detto: andare in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, battezzandolo nel nome del Padre, perché lui l'ha già fatto questa cosa. Però questa cosa non sarà efficace se non in chi ascolta la predicazione, crede che lui è Gesù Cristo, crede che lui è Dio e domanda di farsi battezzare nel suo nome. Ora, se questo non avviene, la condizione naturale dell'uomo voglia fare oggi
come dire, i seguaci di Rousseau e Voltaire, che pensano che l'uomo sia tutto buono e bravo e santo, senza bisogno di nulla. L'uomo non è ancora redento, l'uomo soggetto al peccato originale, vive immerso nel peccato, lontano da Dio e non può uscire da questa situazione. San Paolo chiama quest'uomo, l'abbiamo già visto, l'uomo della carne, oppure c'è un'altra dicotomia, che è l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Questo è un altro punto fondamentale, cioè se uno non è battezzato, è immerso nel peccato e non può uscire da questa situazione da solo, non se ne esce. Può stare in questa situazione, certamente, anche chi è battezzato, e anziché vivere da figlio di Dio onorando il proprio battesimo, si abbrutisce, si abbandona alle passioni e decade dallo stato di grazia ritrovata, no? La salvezza dell'uomo, ah, è assolutamente in Cristo. San Paolo, guardate, San Paolo non credo che starebbe bene in certi contesti adesso, perché per San Paolo proprio non c'è proprio nemmeno da discutere. Lui l'ha vissuto sulla sua carne, sulla sua vita, e quindi figuriamoci pure, no? Solo Cristo è Salvatore e Redentore dell'uomo. Cominciamo subito a solo Cristo. Lui ha salvato l'uomo con la sua passione e morte di croce e con la sua risurrezione. E tale salvezza viene comunicata attraverso la fede e il battesimo e si alimenta con l'Eucaristia. Punto. Non ci sono altre strade. Non ci sono altre verità, non ci sono altre vie. Questo perché? Perché la redenzione raggiunge lo spirito dell'uomo anzitutto mediante la fede. Questo San Paolo altrove dice: è importantissima la predicazione. Perché per mezzo della predicazione che se si suscita l'atto di fede. E una volta suscitato l'atto di fede, poi tutta la persona sarà salvata, perché l'atto di fede sfocia poi nella pratica consapevole, amorevole, assidua, frequente, se possibile, dei sacramenti. Ora, la redenzione raggiunge lo spirito dell'uomo mediante la fede, per poi coinvolgere l'uomo tutto intero, quindi tanto per capirci, no? La fede viene ricevuta dallo spirito, passa poi giù, coinvolge anima e corpo e li tiene tutti uniti intorno alla grazia, fermo restando però che in qualunque momento si potrebbe perdere, no? L'uomo redento, sempre secondo San Paolo abbiamo già accennato, è l'uomo dello spirito o la nuova creatura, uomo vecchio, uomo nuovo, no? L'uomo la nuova creatura o la nuova creazione, capace di compiere il bene, questo sì, perché la condizione naturale dell'uomo no, non lo è, e si può uscire, ma non lo è. Quindi l'uomo dello spirito e la nuova creatura è l'uomo redento, quindi capace di compiere il bene perché mosso e diretto dalla grazia. Nell'esercizio dell'amore verso Dio, amore agapico, direbbe Benedetto XVI di venerabile memoria, e verso il prossimo. Ora, certamente le caratteristiche di questa antropologia biblica, specialmente paolina, uno potrebbe obiettare, ma questa è un'antropologia molto esistenziale, qui non è che si dicono cose molto molto di... Sì, certamente, è più esistenziale. Che teologica, che ontologica, scusate, no? La caratteristica dell'antropologia paolina è una situazione che lui descrive sulla base dei dati di fatto empirici constatabili oggettivamente da parte delle persone che guardino la realtà con occhio sereno, no? Ecco, bene, la prossima volta ci attende l'antropologia patristica, soprattutto approfondiremo tre padri che sono Sant'Ireneo di Lione, San Clemente Alessandrino e Sant'Agostino di Ippona, che hanno delle visioni distinte, differenti, anche perché ereditano due scuole differenti di pensiero, però lo vedremo la prossima volta perché adesso il tempo è quasi finito, per cui meglio concludere.
come dice Luisa, mettere punto e darci appuntamento su questo argomento alla prossima puntata.